Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube. Sono Alessandro di Eifede Agostini e oggi vi parlo di un bell'amplificatorone. Nello specifico questo bestione qui da 22 kg, Egel H590. Egel, direttamente da Oslo, ci ha mandato questo bel integratone. È un integrato da 301 watt, capace di comandare qualsiasi tipo di diffusore. Grazie al suo fattore di damping molto alto e di 4000 e la sua potenza appunto di 301 watt. Fa sorridere il watt che supera i 300, ma è stato così dichiarato da Bentholter al momento della richiesta della specifica della potenza in termini di watt dell'amplificatore, al quale lui aveva tranquillamente risposto più di 300. Quindi gli è stato richiesto di essere più specifico perché più di 300, magari inserito come dato di targa, poteva non essere carino e lui ha detto allora 301 watt. Ma 301 watt con un fattore di damping di 4000, con un carico di impedenza minimo fino ai 2 ohm, è in grado di comandare qualsiasi tipo di diffusore, scusate. Quindi qualsiasi tipo di diffusore può essere comandato da questo bellissimo integrato. Integrato nel vero senso della parola, ovvero sia all'interno di Egel H590, ma come tutti gli Egel, qui vedete per esempio il fratello minore H190, che è un 150 watt con un fattore di damping di 2000. Come vi dicevo, trovate all'interno di tutti gli amplificatori Egel un bellissimo streamer, quindi tramite AirPlay, ma migliorato da Egel appunto, potete condividere musica direttamente dal vostro telefonino, tablet, insomma dispositivo mobile e lo potete controllare anche tramite sistemi di domotica tipo Crestron o Control4. Quindi è un integrato che permette sia appunto, come dice la parola stessa, di essere un integrato, quindi il pre e il finale sono all'interno di un unico cabinet, ma essere integrato proprio nel sistema casalingo per riproduzione musicale, quindi ha a bordo già uno streamer di altissima qualità. Altro dato simpatico che fa sorridere è proprio il fatto che la Apple ha dato subito l'ok allo streamer a bordo e la certificazione AirPlay a bordo dei prodotti Egel, che è un dato di tutto rispetto. Come vi dicevo, un bestione da 22 kg, fatto appunto ad Oslo, in Norvegia, dove risiede Egel. Bentholter è la testa pensante di Egel, che ha tirato fuori questo grandissimo integrato. Si parte dall'H95, che è il più piccolino, che è il 60 watt per canale con un fattore di damping di 2000. C'è il 120 che passa a 75 watt sempre con damping a 2000. Come vi dicevo, il 190 da 150 watt con 4000 di damping. Il vincitore premio EISA 2019-2020 come integrato il H390 con 250 watt e il bestione H590. Per quanto riguarda lo streaming, altra cosa molto interessante, supporta anche i file ad alta risoluzione, quindi l'MQA, MQA, i file DSD vengono tranquillamente gestiti direttamente perché la decodifica è a bordo dell'apparecchio. Quindi vi basterà accendere l'Egel per avere subito l'accesso alla vostra biblioteca musicale e godere di tutta la musica che avete a disposizione. Come vedete, infatti, adesso che l'ho acceso è andato su un network che è appunto la connessione al sistema, alla rete domestica. Altrimenti, a bordo ha i classici ingressi, in questo caso XLR, quindi bilanciati analogici, ne ha ben due, gli ingressi analogici RCA. Okay. Il BNC, un coassiale digitale e digitale ottico che ne ha
addirittura 3, e la porta USB asincrona. Come vedete si è acceso questo piccolo flag sotto la porta USB che sta a significare che ha riconosciuto la rete ed è connesso appunto alla mia rete domestica e posso tranquillamente condividere musica tramite sistema AirPlay o qualsiasi sistema, tramite qualsiasi applicazione che preferisco, che sia gratuita o a pagamento, la posso tranquillamente condividere, ma per esempio posso utilizzare anche Roon, quindi Roon Ready, ed avere il massimo delle prestazioni per quanto riguarda la gestione della musica liquida così definita. Vi invito a provare questo fantastico amplificatore integrato, capace di soddisfare tutte le richieste di un audiofilo esigente, perché veramente riesce a comandare qualsiasi tipo di di diffusore. Altra cosa interessante di Egel è anche l'ingresso cuffia, che ora per esempio vedete sul 190. Gli integrati Egel sono anche degli amplificatori per cuffia, al momento ovviamente dell'inserimento del connettore della cuffia. L'alimentazione viene utilizzata per amplificare la cuffia, e quindi anche se ho una cuffia di difficile pilotaggio, viene tranquillamente pilotata direttamente dall'amplificatore. Quindi, oltre ad avere lo streamer integrato, essere un amplificatore integrato, ho anche un amplificatore per cuffia a disposizione di altissima qualità. Anche questo apparecchio qui non lo sollevo, non ve lo faccio vedere, ma magari mettiamo una bella foto per farvi vedere il retro del prodotto, perché è piuttosto impegnativo. Detto ciò, io vi aspetto in negozio per una prova di ascolto e sono a disposizione sui canali social o mail o WhatsApp. A presto e grazie.